I sostituti degli 8 giocatori sospesi per la vicenda scommesse, 4 per parte, si sono egregiamente comportati e così Perugia-Avellino è stata una partita che ha offerto un buon ritmo, salvo un quarto d'ora della ripresa e parecchie emozioni. La spuntata è il Perugia che ha tradotto in gol 2 calci di punizione. L'1-2 della squadra di Castagnier porta la firma di Piero Frosio. Il primo gol è giunto all'11esimo. Punizione di Butti e testa di Frosio. La palla a schiovere termina nell'angolo opposto rispetto alla posizione del portiere Piotti. Il bis 14 minuti dopo, ancora su calcio piazzato. La battuta questa volta è di Goretti e la deviazione di testa nell'angolino basso ancora di Frosio. Nella ripresa il gol avellinese, ma prima vediamo questa occasione sprecata da Piga al secondo minuto. L'autore del gol dei biancoverdi è Massa, subentrato a Tolio. L'azione è partita da un cross di Piga, sul quale l'ex napoletano è intervenuto di piatto, battendo imparabilmente il portiere perugino Mancini. Al 38esimo della ripresa si passa da un probabile pareggio dell'Avellino, con quest'azione di Mazzoni, sventata da Mancini in uscita, ad un nuovo probabile gol del Perugia. La respinta del portiere è presa da Bagni, che dribbla tutti, forse anche troppo, e da Valente non resta altro che metterci una gamba. Per l'arbitro Tonolini non è rigore e la partita termina così per 2-1 in favore del Perugia.